Sono Raban Zerpeter, direttore del Customer Service, reparto che si occupa di seguire i nostri clienti su impianti a fune, nella gestione e anche nei progetti di service e ammodernamento, come lo vediamo qua sulla Dunter Cepies al momento. Mi chiamo Giovanni Pasti e sono il presidente di Dunter Cepies. Come in tutti i grandi progetti, la sfida secondo me è l'insieme di tutti gli elementi che costituiscono il progetto, a partire dallo studio che è stato fatto da Leitner in maniera molto approfondita, come noi avevamo richiesto, a partire poi anche dal cantiere, che ormai devo dire che siamo al 19 di aprile, noi abbiamo chiuso il 10 e tutte le componenti meccaniche sono già state montate. E poi la messa in servizio, dove si vedrà quanto questo gruppo Argon riesce a fare il suo compito. Riducendo le parti rotanti sull'impianto, come il riduttore, possiamo non solo ridurre la manutenzione, ma anche oli e grassi che sono necessari per il loro funzionamento, riducendo così notevolmente l'impatto ambientale dell'impianto a fune. Come su questo progetto di Dunter Cepies, dove tra la chiusura invernale e l'apertura estiva avevamo solo 6 settimane di tempo, dovevamo concentrarci a garantire di rispettare i tempi e di effettuare tutti i lavori richiesti dal nostro cliente. Comunque da noi niente viene buttato via. I riduttori e i motori che abbiamo sostituito qua verranno ricondizionati e avranno una seconda vita, utilizzati così per impianti già esistenti come pezzi di ricambio o pezzi per emergenza. Leitner è un fornitore all'avanguardia tecnologica. Allo stesso tempo è un fornitore molto vicino al cliente, è flessibile, è un fornitore col quale il cliente dialoga, anche perché siamo impegnati nella costruzione di grandi infrastrutture, per cui il dialogo tra cliente e fornitore è fondamentale. Concludendo, sono molto contento di come è andato questo progetto. La positiva collaborazione del nostro team con project manager, montatori, collaudatori e il cliente ha portato a sì che abbiamo terminato il progetto in tempi e modi come prestabiliti. Così possiamo aprire per il Sella Rawonda Bike Day, evento chiave per la riapertura estiva.